Dio, se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci bah. sarebbe meno pensieri. Brava. E meno pene noi condividiamo. E il condividiamo. mondo ne sarebbe assai più bello. Ma ora siamo davanti alla Corte d'Assise e lei è imputato di 16 omicidi. Stronda! Russia's attack on Ukraine. China is pursuing its own interest. With the raging war, West Asia is back in focus. Steccappero cappero di luci. Partiamo con due dati. Nel mondo ci sarebbero in circolazione più di un miliardo di armi. Un'arma per ogni sette persone. Secondo il Sipri, nel nostro atomo opaco del male, l'umanità nel 2018 spendeva 1,7 trilioni di dollari l'anno a farsi la guerra. Allora il trilione è una di quelle unità di misura che mi causa ancora il mal di testa. Quindi faccio come Ponzio Pilato e vi lascio la definizione di alcuni dizionari qui sotto. Milione di bilioni. Il De Mauro dice invece mille miliardi. In passato, un miliardo di miliardi. I can't do it! Il padre del mio collaboratore Alessandro dice mille miliardi. Mi fido di lui. Se pensiamo che appena l'1,3% di questa cifra stratosferica viene destinata agli aiuti umanitari in tutto il globo, facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Il budget dedicato alle spese militari dal 2000 in poi è stato sempre in costante crescita a livello mondiale. Un primo esempio ce lo forniscono gli Stati Uniti, passati da 320 miliardi nel 2000 a 754 miliardi nel 2022. Si tratterebbe di un 10% del budget federale. Un altro esempio ce lo dà la Turchia. Secondo i dati del Ministero della Difesa turco, il budget di Ankara per la spesa militare è passato da appena 20 miliardi nel 2015 a 100 milioni preventivati nel 2024. Dati i alla mano, la sola industria delle armi genera un giro d'affari con un range molto elevato, tra i 420 e i 360 miliardi di dollari l'anno. Questo business attualmente è quasi esclusivamente generato da cinque grandi aziende americane. Lockheed Martin, Rayton Technologies, Boeing, Northrop Grumman e General Dynamics. Questi cinque insieme hanno registrato 166 miliardi di dollari di vendite annuali di armi. Nella nostra top 10, il resto delle posizioni è praticamente poi occupato da industrie cinesi, eccezione fatta per la BAE Systems britannica. Noi italiani ci accontentiamo di un dodicesimo posto con la Leonardo, poco sopra la multinazionale Airbus e la francese Tal. Lockheed o Boeing sono catalogate come industrie aerospaziali, in effetti producono aerei, jet, elicotteri, ma il fatto è che non si limitano a materiali ad uso esclusivamente civile. Nel caso di Boeing, infatti. Infatti nel 2021 il 39% del fatturato derivava principalmente dalle vendite per la spesa militare e aerospaziale. È nella quota dedicata ai contratti per la difesa che queste aziende aerospaziali guadagnano anche dai conflitti nel mondo. Com'è possibile che alcune nazioni incapaci di fabbricarsi armi tecnologicamente avanzate possiedano ordigni o armamenti fuori dalla loro portata? La risposta è, veloce e semplice, la compravendita. Dall'Africa al Medio Oriente, sempre più paesi spendono milioni di dollari per comprarsi armi con cui minacciare gli stati vicini o garantirsi una certa protezione. A poche miglia da casa vostra, centinaia di uomini vengono armati e addestrati a uccidere. Il governo lo chiama l'esercito, però un nome più corretto sarebbe la fabbrica assassina. Arabia Saudita e Israele sono due buoni esempi. Per entrambi gli Stati Uniti sono il fornitore principale. Nel caso di Israele poi a far discutere molto è stato quando nel 2009 prima e nel 2014 poi due report di Human Rights Watch ed Amnesty International evidenziavano l'utilizzo di bombe al fosforo M825A1 nella striscia di Gaza. Bombe al fosforo bianco ovviamente di manifattura americana. Per Human Rights Watch ricordiamolo, l'utilizzo di queste armi rappresenta un crimine di guerra. Come riportato, a Gaza... L'esercito israeliano non solo ha usato il fosforo bianco in aree aperte, ma lo ha sparato ripetutamente su aree densamente popolate. Quanto invece ai sauditi, questi detengono il primato di nazione con la maggiore percentuale di spesa militare rapportata al proprio PIL, quasi il 9%. I soldoni, secondo il Sipri, sarebbero 57 miliardi di dollari. Dietro i Saud ci sarebbero gli israeliani, con 21 miliardi, e poi i russi. Stiamo parlando di classifica in rapporto al PIL, perché in termini assoluti è chiaro che i campioni sono altri. Sono i soliti tre. Stati Uniti, Cina e Russia. L'Italia si attesta all'undicesima posizione. Più di un terzo delle armi globali vendute in tutto il mondo negli ultimi 5 anni proveniva dagli Stati Uniti e circa la metà di queste armi sono vendute in Medio Oriente. Il Medio Oriente negli ultimi anni si è dimostrato il principale acquirente di armi a livello globale. Perché? Beh, provate a vivere circondati da vicini che si odiano a morte e poi ne riparliamo. L'Arabia Saudita anche qui ha confermato questo triste primato, finendo per essere il più grande importatore di armi a livello globale. Anche il piccolo Qatar, notando quanto si davano da fare gli acerrimi nemici Saud, si è affiondato nevroticamente sugli armamenti, registrando un più 360% nel quadriennio che va dal 2016 al 2020. Ma sul podio degli importatori, dietro i Sauditi, non c'è il Qatar, bensì India. Ed Egitto. Egitto, che, signori miei, ha registrato un incremento del più 136% nel quadriennio 2016-2020. L'Egitto ha sviluppato un trend particolare: meno armi dagli americani e più da Russia e Francia. Chi invece degli americani proprio non può fare a meno sono i sauditi, che nel 2017 hanno firmato un accordo sotto l'allora presidenza Trump di una commessa di armi per l'ammontare immediato di 110 miliardi di dollari e l'impegno a pagarne altri. 350 nei prossimi 10 anni. Con quelle armi, con quei missili, i Saud stanno conducendo una guerra interminabile in Yemen, dove secondo la francese AFP alla fine del 2021 si sarebbero contati quasi 380.000 morti. Dall'altro fronte del conflitto c'è poi l'altro burattinaio nascosto, l'Iran, che smercia sotto banco armi e droni di propria manifattura agli Houthi, per un ammontare stimato purtroppo imprecisato. Purtroppo non ci sono dati certi al riguardo e l'unica notizia recente è quella della cattura di quasi 1.500 AK-47 e 220.000 munizioni rinvenute in una nave cargo partita dall'Iran per lo Yemen. Quel che è certo è che i numeri non possono essere maggiori delle vendite dei sauditi, ma la morale è sempre quella, nessuno schieramento è esente da questo business. Nel caso che ci riguarda più da vicino, nonostante l'impegno a onorare il trattato ONU sul commercio di armi, l'Italia è stata negli anni un ottimo partner per Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Secondo inchiesta tradotta sul post e condotta da Reported attraverso documenti rilasciati da un gruppo di hacker yemeniti lo Yemen Cyber Army, ad interfacciarsi con la penisola arabica sarebbe un'azienda tedesca la RWM, la quale a sua volta gestirebbe in Italia una sussidiaria che fino a poco tempo fa dal porto di Genova spediva il materiale su grandi navicargo. In molti casi gli azionisti delle case produttrici di armi sono enti istituzionali che hanno tutto l'interesse nel finanziare il settore della difesa talvolta può essere il Ministero delle Altre volte, grandi società di investimento e banche. Nel caso dell'azienda tedesca citata nell'inchiesta, tra i finanziatori compariva persino l'insospettabile fondo pensionistico norvegese, pensionati armati fino ai denti. Nel 2015, stando al POST, ad eccezione della banca centrale norvegese, alcune delle società direttamente interessate nei finanziamenti dell'azienda tedesca non hanno mai commentato in maniera diretta le accuse. Ovviamente, non vi è nulla di illegale in questi affari. Per carità, sono tutti condotti. Eh, con transazioni regolari e con dati riscontrabili anche da normali utenti. In Italia, secondo i dati forniti dalla Camera dei Deputati nel 2018, nel podio delle principali società che fanno affari nel settore della difesa, troviamo anzitutto la Leonardo, seguita a ruota dalla sussidiaria tedesca prima menzionata, la RWM, e da un'altra sussidiaria, stavolta francese, la MBDA. Le commesse dei nostri produttori nazionali sono principalmente diretti in questi cinque paesi: Egitto, Qatar, Pakistan, Emirati e Turchia. E uno degli accordi più sostanziosi negli ultimi anni ha riguardato l'invio di 12 elicotteri NH90 proprio al Qatar, per un valore di oltre un miliardo e mezzo di euro. Nel 2016, stando a una relazione della Presidenza del Consiglio, il governo italiano finì poi in un giro di schiaffi per aver rilasciato, al prezzo di 400 milioni di euro, una licenza con cui esportare quasi 20.000 bombe aeree serie MK ai sauditi. Tuttavia, più recentemente, a inizio 2021, sempre il nostro governo avrebbe revocato l'export di quelle bombe a sauditi ed emiratini, cancellando l'invio di oltre 12.000 ordigni. E così, senza più l'Arabia, il committente principale delle nostre aziende italiane è diventato l'Egitto di Al-Sisi. Sì. Il secondo anno di fila, e se non ricordo male, con Al negli ultimi anni non abbiamo avuto grandi relazioni internazionali. Ma si sa, l'argent n'a pas d'odeur, specialmente in un periodo di turbulenze economiche come il nostro. Ovvio, noi non saremo venditori di armi, non possiamo guadagnare da questo business, ma nel nostro piccolo possiamo comunque tutelarci. Quantomeno nel lungo periodo dalla volatilità intrinseca dei mercati, la cosa importante è continuare a risparmiare indipendentemente da come vanno le cose e avere, diciamo, degli obiettivi a vista. Come ben sapete, il mio metodo consolidato è utilizzare l'app Gimme 5, che altro non è che un salvadanaio digitale. Gimme 5 infatti mi aiuta ad avere costanza nel mettere da parte una somma di denaro con cui organizzare i miei progetti per il canale e non solo. Neanche un mese fa, infatti, ho affrontato un viaggio ai confini dell'Italia per registrare un che a breve pubblicherò. Tutto questo grazie a risparmi messi in moto su gimme Nel frattempo sto continuando ad accantonare via via di mese in mese una cifra da destinare al mio fondo futuro per il mutuo della prima casa. Lo stesso si può fare con qualsiasi altra cosa si abbia in mente, un progetto come una vacanza, il matrimonio, l'acquisto di una moto o più semplicemente la conquista del mondo. Con la funzionalità del joint risparmio e investo in automatico una somma fissa ogni mese, posso modificarla in qualsiasi momento e così tengo sempre in movimento i soldi nel mio Badanaio, senza dover più pensare a niente. Tra le tantissime regole disponibili potete utilizzare ad esempio quella dello sport. Che siate amanti del calcio o del basket, se la vostra squadra per cui ti fate vince, Gimme5 mette da parte in automatico per voi la cifra che avete scelto ogni singola volta. Tutto quello che vi basta fare per testare l'efficacia dell'app è utilizzare questo codice sconto che trovate in descrizione. Dopotutto, pecunia non OLED, specialmente se si tratta della pecunia che volete risparmiare e tutelare. Posso avere un po di pecunio. È la stessa massima a cui pensano anche i cinesi quando dedicano il 60% delle proprie esportazioni di armi e veicoli ad Algeria, Bangladesh e Pakistan. Pakistan e Cina amiconi di convenienza contro il nemico comune indiano, ovviamente. In termini di fatturato, purtroppo, è impossibile avere un quadro completo delle aziende cinesi. Sapete com'è? C'è un problema chiamato partito comunista. Il problema? Eh, vo volevo dire benedizione. Sei di queste aziende cinesi risultano però adesso nella top 15 stilata da Defense News. La più importante di queste è la Aviation Industry Corporation of China, non ho assolutamente idea di come si dica in cinese. Da notare, tra l'altro, che fino al 2018 la Cina non compariva da nessuna parte nella lista delle 100 principali aziende belliche. I missili balistici, i carri armati e gli aerei sfoggiati nelle parate militari o in eventi come le celebrazioni del centenario del Partito Comunista dimostrano sempre di più la volontà della Cina di investire fortemente nel settore della difesa e sebbene fin dai tempi della guerra fredda il principale partner di armi per i cinesi sia sempre stata la Russia, Pechino si sta focalizzando sempre di più nella produzione interna delle attrezzature militari e non è soltanto la Cina ad aver incrementato il budget per la difesa negli ultimi anni perché dal 2019 in poi nonostante i problemi causati da quel che noi sappiamo la vendita di armi nel mondo ha continuato comunque la sua crescita indisturbata. I principali 100 contractor nel settore della difesa hanno venduto in totale 531 miliardi di dollari in armi e servizi bellici, registrando un aumento dell'1,3% rispetto al 2019 pre-morbo. Che sia un'indicazione dei tempi turbolenti che stiamo vivendo e che potremo continuare ad avere. Sinceramente non lo so. Ciò che c'è di sicuro, oltre la morte e le tasse, è che l'azienda che trae maggior profitto dei conflitti mondiali è la Lockheed Martin. La sua crescita negli ultimi decenni è stata affascinante. Dal 2001, poco prima dell'invasione in Afghanistan, l'indice in borsa dell'azienda ha generato un ritorno del 1230%. Le controversie non sono certo mancate nella storia aziendale, ma più recentemente, nel 2021, l'azienda ha subito un grosso smacco quando l'Air Force statunitense ha ammesso che gli F-35 fabbricati dalla Lockheed da più di due decenni si sono rivelati un grande fiasco. Il business della guerra poi non si fonda ovviamente soltanto sull'esportazione di armi e veicoli. Giusto per fare un esempio, prendiamo la guerra in Iraq. Nel 2003, gli Stati Uniti, o meglio la Halliburton, Borton, multinazionale nel settore petrolifero, avrebbe guadagnato Quasi 40 miliardi di dollari soltanto dai contratti federali legati al conflitto e, guarda caso, come rinvenuto da un'inchiesta del Congressional Research Office, oltre 400.000 azioni della Halliburton erano già nelle tasche del vicepresidente americano Dick Cheney al momento della guerra. La Halliburton non fu un caso isolato. Una delle aziende di intelligence con ingestione ai contratti del personale di sicurezza che interrogava i prigionieri di Abu Ghraib a suon di waterboarding, la Titan, raddoppiò i suoi guadagni fino a sfiorare i 40 milioni di dollari di fatturato nel solo 2004. E se a queste vogliamo sommarci le compagnie militari private, abbiamo così un quadro ancora più ampio. Qui in questo video abbiamo accennato a quelle russe come il gruppo Wagner che ha i suoi magheggi e interessi in Africa, ma questo tipo di aziende mobili sono presenti quasi dappertutto nel mondo. In Cina ci sono compagnie come il gruppo di sicurezza Dewe oppure il gruppo Hua Xinjiang che rispettivamente tutelano gli interessi di aziende cinesi in Africa, ad esempio in Kenya, e salvaguardano Guardano gli spostamenti delle flotte commerciali che transitano nel Golfo di Aden e in quello di Guinea. E senza neanche doverlo precisare, pure gli Stati Uniti non scherzano con le privatizzazioni dei gruppi militari. Una delle più famose è la Academy fino al 2011 nota anche come Blackwater. Aziende come la Blackwater sono esplose a partire dal 2001 e il Dipartimento di Stato americano ha fatto sempre più affidamento a servizi offerti da queste realtà non esenti da scandali e massacri, dall'addestramento all'armamento fino all'invio di ex militari o anche solo civili. In un'inchiesta della rivista americana Time e non qualche rivista di propaganda russa, sia chiaro, nel febbraio 2022 il magnate fondatore della Blackwater, Eric Prince, con finanziamenti Avrebbe avuto colloqui privati con Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente Zelensky. Il sospetto dell'inchiesta è che la ex Blackwater stia progettando la creazione di un esercito privato in collaborazione tra la compagnia Lancaster 6 e l'intelligence ucraina da affiancare ad altri battaglioni in campo, come quello di estrema destra Azov. Steven Schoner, docente della George Washington University, ha sottolineato, con il supporto dei contractor ci si può permettere l'invio di soldati dappertutto nel mondo, a qualsiasi distanza. Gli americani non importano i costi di guerra. Ciò di cui si preoccupano davvero è vincere o perdere e soprattutto quanti dei nostri ragazzi tornano a casa in sacchi o bare. Se con l'utilizzo dei contractor si riesce a gonfiare artificialmente il numero di sacchi o bare, allora si sta vincendo. Sgonfiare, non gonfiare. Chi è impegnato in questo momento dall'altra parte del fronte in Ucraina, cioè la Russia, vanta invece il secondo posto in termini di vendita di armi a livello globale, seconda soltanto agli Stati Uniti. A partire dal 2000... Durante il primo mandato di Putin, il governo russo avviò un programma per rinnovare gli armamenti di fattura sovietica. Nel 2000 il governo istituì Rosoboron Export, azienda controllata dallo Stato per la vendita all'estero di armi. C'è da ricordare che dai tempi dell'URSS la Russia esporta armi in oltre 60 paesi e dal 2016 quella russa rappresenta circa il 20% delle vendite globali di armi e secondo le statistiche ufficiali russe gli aerei di solito costituiscono il 50% delle esportazioni di armi. La maggior parte dei flussi segue la direttrice Africa-Asia. Una parte va nell'Africa subsahariana, ma oltre il 70% va soltanto in cinque paesi: Algeria, Cina, Egitto, Vietnam e India, quest'ultima l'importatore principale di armi russe dal 2016. Chiaramente l'India non poteva non allinearsi con la Russia, viste le grandi scorte che il Pakistan fa dalla Cina. L'India ha un bel da fare con la sua ambiguità a cavallo tra Russia e l'alleato statunitense. Con l'India, la Russia poi ha raggiunto un accordo per produrre in loco e in comune il Su-30MKI e il sistema missilistico Bramus. C'è però un però. La crescita della produzione interna di armi in India e Cina, i maggiori mercati di esportazione della Russia, influenzerà negativamente le quote di mercato del Cremlino. Poco ma sicuro. C'è poi infine chi, a differenza di indiani e pakistani, acquista sia da Cina che da Russia. Ad avere la botte piena e la moglie ubriaca è lui, il nostro leader supremo, Kim Jong-un. Ebbene sì, i nordcoreani vantano una lunga tradizione di clientela sia dai sovietici, poi russi, che dai cinesi. Alcune cose se le producono in casa, ma ricalcano sempre modelli e design. Russo-cinesi. Parte della loro tecnologia fu acquistata infatti dai russi con il crollo dell'Unione Sovietica, ma Pyongyang fu scaltra ad imparare molto velocemente da Mosca come produrre in casa propria alcuni modelli di carri armati. Mentre per quanto riguarda la famigerata bomba. bomba. I nordcoreani hanno attinto sotto banco alle conoscenze degli ingegneri pakistani. Lo sa bene Abdul Kader Khan, l'ex capo del programma nucleare pakistano, finito in prigione per aver venduto tanto materiale quanto bastava per aiutare i Kim a costruirsi una bella bomba. Come fanno a rifornirsi di armi? Beh, per mandare armi e veicoli in un paese praticamente isolato dal mondo, la via di transito principale è o la Russia o la Cina. Oppure via mare con navi cargo battenti falsa bandiera, ad esempio quella della Mongolia. Sì, lo so una nazione senza sbocchi sul mare e infatti la scelta non è stata saggia visto che più di una volta sono stati beccati in pieno. Ma nella sostanza dei fatti la Corea del Nord ha più venditori che amici reali. Praticamente chiunque, tranne Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud ed Europa occidentale, non si farebbe tanti problemi a vendere armi ai nordcoreani. Alla fine della fiera, signore e signori, quel che conta è fare cassa. Non l'appartenenza allo schieramento. A ricordarci questo dettaglio è il maggiore generale statunitense Smedley Butler nel suo saggio degli anni 30 La guerra è una mafia. Qui, per supportare la tesi che la guerra fosse un business lucroso, Butler riportava che, grazie ai guadagni derivati dalla Prima Guerra Mondiale, si era andata creando tutta una nuova generazione di 21.000 individui tra milionari e miliardari. Ora, per quanto sia sinceramente difficile verificare questo dato, è fuori di questione che la guerra sia un'attività profittevole per alcuni al punto tale da sempre secondo Butler poter arrivare a speculare fino all'800% nelle vendite di armi in tempi di guerra. Nulla di nuovo alla fine, per alcuni la difesa è un vantaggio e non riguarda soltanto la possibilità di vendere armi, ma riguarda tutto ciò che circonda l'economia di guerra. Facciamo due vecchi esempi. In Islanda la Seconda Guerra Mondiale la chiamano la Blessed Stride, la guerra benedetta, non solo per l'indipendenza ottenuta, ma anche proprio per i profitti e i guadagni generati dall'arrivo delle truppe americane che tecnologie, infrastrutture e soldi in una nazione povera e arretrata. In un altro piccolo stato che non sospettereste mai, la Danimarca, nella Grande Guerra invece c'erano i baroni del goulash, cioè chi si arricchiva vendendo razioni di goulash scadente ai tedeschi a prezzi 50 volte superiori a quelli preguerra e reinvestendo i profitti in borsa. Io, signore e signori, mi fermo qui con questo video molto positivo e ottimista per il futuro, vi saluto per aspera ad astra. Sperando di non saltare in acqua.